Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti a partecipare a questo evento per noi del Dipartimento, in particolare per me delle telecomunicazioni molto importante, e iniziamo dando la parola all'ingegner Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Buonasera, grazie, grazie a tutti. Per noi, come ha detto la dottoressa Casertano, è un momento importante per una serie di motivi. Intanto siamo nella settimana nazionale della protezione civile, quindi siamo nella settimana in cui smettiamo di parlare di emergenza e iniziamo a parlare di preparazione, prevenzione, pianificazione. Comunicazione è molto sempre molto complicato parlare di questo perché non c'è niente da fare. Il tema di protezione civile, soprattutto in tema di comunicazione e di sensibilità nazionale, viene sempre collegato all'emergenza. Io, come dico spesso, riesco a parlare di prevenzione solo quando siamo in emergenza, prima non mi si fila nessuno. E spesso si parla di prevenzione in emergenza per capire chi doveva fare cosa e non ha fatto, di chi era colpa. Ma non si va al nocciolo della questione, cioè che la prevenzione è un approccio culturale, è una metodologia, è un modo di intendere le cose, è quello che facciamo nella quotidianità. Quindi questa settimana di protezione civile ci serve, certamente partendo dalle esperienze complicate della nostra vita, ma ci serve per focalizzarci sulle attività di preparazione, di prevenzione. Di pianificazione. Nell'ambito di questo, oggi ci sono due parole chiave che vengono spesso, come dire, portate alla ribalta, ma senza poi quella vera convinzione che necessiterebbe. Una è cambiamenti climatici, che ci sta bene sempre, e l'altra è tecnologia. Si parla sempre della tecnologia, ed entrambe queste due definizioni, queste due parole sono estremamente importanti perché non c'è dubbio che viviamo una realtà diversa da quella che vivevamo qualche tempo fa, ce ne stiamo accorgendo con un po' di ritardo e va bene, il tema dei cambiamenti climatici riguarderà poi l'approccio futuro che, come dire, è omnicomprensivo, riguarda l'energia, riguarda il nostro modo di vivere e quant'altro, invece vorrei focalizzare un secondo sulla parte della tecnologia, perché non c'è dubbio che noi oggi abbiamo una indisponibilità delle cose che non erano pensabili qualche anno fa. Se pensiamo a quello che facciamo con questa roba qui e pensiamo, come dire, a qualche anno fa, non parlo di 30 anni fa, io parlo a 10 anni fa. Cioè noi parliamo del sisma del 2009, ma il sisma del 2009 questo praticamente non c'era, era un altro modo di utilizzare anche la comunicazione telefonica. E invece tendiamo a dimenticarli questi aspetti. E poi c'è il processo, nel senso che la tecnologia deve essere inserita in un percorso, se no la tecnologia è fine a se stessa. Noi questa sensazione di avere una tecnologia fine a se stessa io ce l'ho molte volte perché quando parlo c'è confidenza, come è giusto che ci sia, sulla tecnologia, ma poi dobbiamo capire questi strumenti tecnologici che percorso fanno, no? Facciamo l'esempio della sensibilizzazione al cittadino. Certo, noi oggi cittadino lo raggiungiamo in maniera più semplice, ma poi dobbiamo capire se si vuole far raggiungere, che cosa si fa con quell'informazione e quell'informazione come poi produce un atto operativo dal punto di vista del cittadino che lo mette, come dire, nella condizione di salvaguardia. L'altro elemento che vorrei sottoporre alla vostra attenzione come riflessione è che la tecnologia tende a annullare le tecnologie precedenti. Per cui noi ci siamo scoperti nel 2016, nel 2017, siccome i telefoni funzionavano, non sappiamo più usare le radio. Mentre invece io ricordo, sarà per la mia impostazione, come dire, pregressa, che parlare per radio è un conto, parlare per telefono è un altro. Perché la comunicazione radio è uno per tutti, al di là poi delle selezioni che oggi possiamo fare, cioè la grande, come dire, parlare al telefono è un'altra roba. E quindi confondendo alcuni meccanismi, noi immaginiamo che la comunicazione che facciamo ad un centro sia diffusa a tutti, mentre invece la SAITECH la riceve, mentre invece prima la comunicazione radio era un qualche cosa che comunque diffondeva quelle comunicazioni a tutti. E quindi tu sapevi che dovevi parlare poco, no? Dico bene? Dovevi dare delle informazioni che potevano essere utili a tutti e soprattutto poi quella comunicazione serviva ognuno per fare delle cose a catena. Oggi invece noi abbiamo
centuplicato, mi tengo basso, le nostre comunicazioni, ma sono delle comunicazioni uno a uno. Al massimo facciamo la telefonata di gruppo, al massimo. Senza poi entrare nel merito oggi delle telecomunicazioni, intese come tutta la parte web, e quindi le videoconferenze che ci hanno cambiato la vita e tutta una serie di altre questioni. Ora però cosa succede? Che tutto questo va benissimo ed è assolutamente positivo, perché noi, ripeto, oggi facciamo delle cose che non potevamo neanche immaginare, però accade talvolta che quando l'evento è così importante, quando l'evento è così catastrofico, o semplicemente alcune comunicazioni che oggi si basano su una serie di elementi che trasmettono, ma di cui non abbiamo nessuna conoscenza di resilienza, quando improvvisamente questa roba smette di funzionare, noi siamo persi. Siamo persi. E io ricordo anche qualche esperienza recente, non recentissima, ma recente, ma mica di cataclismi, di alluvioni che hanno portato l'acqua nelle centrali telefoniche, perché erano poste in aree, in zone dove non si poteva comunque comunicare, perdere completamente la comunicazione. E ricordo che la comunicazione avveniva tramite il collega direttore regionale, in particolare di una regione a noi vicina, che per parlare con noi e darci informazioni doveva con un satellitare spostarsi dal punto in cui stava, andare in un'area dove prendeva e in qualche modo aggiornarci periodicamente. Quindi siamo tornati poco più avanti dei segnali di fumo. E allora su questo improvvisamente ci rendiamo conto che forse quelle tecnologie che, come dire, sono immaginate meno performanti, ma che invece oggi possono essere assolutamente performanti, perché racchiudono anche tutta una serie di azioni che sono di altissimo livello, si basano su quella che è una rete molto più resiliente, che non a caso è una rete che non abbiamo inventato noi oggi, ma che è una rete che nel nostro paese esiste da anni, che è una rete che ci ha consentito, nei momenti in cui il paese era meno, come dire, anche performante operativamente, di mantenere quella linea di comunicazione corretta per prendere le decisioni, e che noi, grazie al lavoro costante, continuo, fatto negli anni, continuiamo a possedere. Certo. Come quella cassetta di sicurezza che, diciamo, sappiamo che sta lì, non vorremmo mai utilizzare, ma sappiamo che c'è. E allora il senso oggi è proprio quello di ribadire con frequenza, con importanza, con convinzione, che quello che noi abbiamo fatto nell'ambito degli anni, e qua insomma voglio veramente ringraziare il signor Romeo per quello che ha fatto in tanti anni, io ti voglio veramente ringraziare. E lo so, ma la passione poi non basta, perché poi la passione è importante, certamente, ma poi c'è la costanza, c'è la qualità, c'è il lavoro che viene fatto. Tu l'hai fatto instancabilmente da sempre. Io penso che da quando, adesso non dico che avevi i capelli, perché forse, però insomma, io da quando sono in questo ambiente, tu ci sei sempre stato. Anche col Covid. E sei stato. Anche col Covid, sì. E non c'è dubbio. E credo che dobbiamo, come dire, ringraziare chi come voi in questo percorso ha dato anche continuità all'idea, alle attività che sono state fatte negli anni. A fianco a questi ragionamenti io vorrei approfittare per ricordare il nostro padre, no? Giuseppe Zamberletti, no? Zorro. Zitta e me poi diventa. Lo so, poi voi ci avete cose Colombo, in codice. Esatto. Però per noi è Zorro. quindi... E io credo che persone come Giuseppe Zamberletti, che sono persone che fanno bene al paese per il modo di impostare la visione, cioè vi rendete conto che sono passati 40 anni e più e noi ancora abbiamo una norma che di fatto parte da quella visione lì, cioè anche l'ultimo codice al quale anche io ho avuto l'onore di lavorare, non fa altro che attualizzare quello che è un pensiero che è nato
intorno agli anni 80, che poi si è sostanziato nel 92 con la 225, dopo 12 anni di discussione, se le sono suonate di santa ragione in Parlamento, poi noi abbiamo un ricordo, come dire, positivo, perché è stata approvata, no, con l'unanimità, ma insomma là ci sono stati scontri importanti, perché è stata la costruzione, insomma, io ricordo anche parlando con lui, no, il tema delle forze armate, dei militari, il mondo civile, insomma, non è stato semplice, però poi alla fine nel 92, dopo 12 anni di suonate e di cantate, è uscito fuori questa 225, che al netto poi delle modifiche al titolo quinto, della modifica quindi costituzionale, dei rapporti col cittadino, delle istituzioni, della comunicazione, è quello che esiste anche oggi. Ripeto, il decreto legislativo di oggi si basa fortemente, è completamente pervaso dallo spirito della sussidiarietà prevista nella 225. Anzi, io devo dire, paradossalmente, quella norma nel 92 aveva intercettato già la sussidiarietà, che poi ha preso la sua reale consistenza con la modifica costituzionale. Cioè, è incredibile, una norma costituzionale dovrebbe dire no, sta cosa diventa inapplicabile, invece la legge scritta, approvata nel 92, calzava esattamente con l'idea che comunque anni dopo, perché ricordiamoci che la modifica costituzionale è stata una modifica anche un po' irruenta, cioè è stata una politica molto irruenta intorno agli anni 2000 a portare a quella roba lì, quella che io chiamo la devoluzione completa, perché da lì doveva arrivare un federalismo reale, che poi non è mai avvenuto, anzi adesso col Covid stiamo cercando di capire se siamo centralisti o regionalisti, ma insomma questo lo scopriremo probabilmente con le politiche che verranno. Quindi anche oggi c'è un tema di riconoscenza a chi ha prestato la propria idea, il proprio intelletto, la propria capacità politica ad una visione, no? Quello del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Cioè, per me non è banale che oggi intestiamo la rete radio nazionale a Giuseppe Zamberletti, è un segno di rispetto, noi viviamo di forma e di sostanza, credo che sia un riconoscimento reale, cioè, è venuto spontaneo, devo dire che quando è arrivata la proposta, tra le altre cose, solo per condividerlo, proposta che a noi è stata anche evidenziata dal Quirinale, sì, quindi è colpa tua. Fatta io la lettera. Quello scritto a me, però. No, scherzo, devo dire che in questo senso c'è proprio, essendo fortemente convinti dell'importanza dell'azione della Presidenza della Repubblica, che non è una presidenza leggera su queste cose. Certo. Quindi se la Presidenza, e lo abbiamo visto anche con i funerali di Stato per Giuseppe Zamberletti, cioè il Paese gli è grato per quella visione. Quindi oggi noi diamo sostanza ad una cosa importante, cioè al fatto che Giuseppe Zamberletti, che credeva fortemente nel sistema e che credeva fortemente nelle telecomunicazioni in emergenza del sistema, oggi gli intestiamo la rete radio nazionale. Chiudo dicendo una cosa, guardate, noi ci continuiamo a chiedere quanto il nostro sistema è oggi performante rispetto alle sfide che dovremo affrontare, no? Cioè, si parla appunto di cambiamenti climatici, ma non solo di cambiamenti climatici, quello è un tema che certamente ci vede protagonisti, si parla di sistemi tecnologici, io ho avuto un confronto in questi giorni con i colleghi europei, voi sapete che noi ogni 6 mesi ci incontriamo tra capi dipartimento, chiamiamoci così, a seconda delle strutture a livello europeo, e ci confrontiamo su tutta una serie di tematiche. Una delle tematiche sulle quali ci stiamo confrontando è certamente la tematica della tecnologia, no? La comunicazione, come arrivare al cittadino. E uno dei punti è la resilienza proprio del sistema, della rete, cioè quanto la rete, che per esempio è collegata a questo, poi è resiliente, perché tu fai la rete, tutto perfetto, c'è il messaggio, arriva, eccetera, poi magari le batterie non sono abbastanza sufficienti per potere, e ti accorgi che proprio quando ti servono quel sistema non ti funziona. E quindi torniamo ai sistemi magari un po' più resilienti, perché molto più resilienti, perché hanno una capacità molto diversa. La Marina la colleghiamo sempre, le prove. Lo so bene. Dalle Maldive. Beh, di loro.
funzionerebbe. Un giorno mandateci me a fare la prova alle Maldive, però. A me mandate sempre nei posti dove ci si fa male. Vabbè, i pirati, poi quelli li vedremo. Adesso intanto pensiamo pure un po'. E quindi credo che le sfide future debbano tener conto un po' di questa doppia visione. Da una parte le nuove sfide tecnologiche, ma senza rinunciare a quella base solida che noi abbiamo. E qua sta un po' il ringraziamento che appunto io faccio a tutti voi per aver continuato e per continuare in questa opera che sembra quasi in alcuni casi, come dire, superata, no? Perché quando tu parli di questa comunicazione poi tu dici, beh, ma perché? Non comprendendo il meccanismo di quanto sia poi veramente fondamentale, importante, quell'azione che durante l'emergenza vera, quell'emergenza che azzera la società, ti consente di fare quelle opere, come dire, quelle azioni operative che consentono a noi a livello nazionale, ma soprattutto a livello territoriale, di avere un respiro. Quindi io, nel ringraziarvi dell'incontro di oggi, poi ascolterò ovviamente gli interventi, poi faremo appunto il messaggio con l'intitolazione a Giuseppe Zamberletti. Vi ringrazio davvero, perché penso che sia uno dei sistemi sul quale ci sarà ancora molto da lavorare e sulla quale si basa molto il sistema di risposta, anche di risposta del sistema di protezione civile. Ringraziamo il capo del Dipartimento per questo inquadramento molto ampio su tutte quelle che sono le tematiche sia di protezione civile che di quello di cui ci occupiamo più nello specifico, cioè delle telecomunicazioni di emergenza. In particolare, proprio nel tema che ha suggerito della tecnologia come il percorso che si inquadra questa giornata. Il nome di questa giornata è proprio il futuro delle telecomunicazioni di emergenza, partendo da un sistema che da più di 40 anni garantisce le telecomunicazioni sul territorio e che forse per molti, come ci ricordava, può sembrare quasi obsoleto. E quindi è proprio nel futuro che passo la parola al presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, Alessio Sacchi. Grazie mille. Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare voi per non solo l'invito, ma anche il riconoscimento che in questo momento viene dato proprio a tutta l'associazione, a Giovanni Romeo, che da veramente 40 anni ha portato avanti un lavoro con continuità e non è cosa da poco. La complessità, le persone che cambiano, le condizioni al contorno che cambiano, cambia la normativa, cambia l'organizzazione del sistema di protezione civile, cambia tutto in 40 anni, quindi direi che questo sia davvero da riconoscere. Percorso, mi è piaciuto moltissimo il suo intervento riguardo appunto la necessità di individuare un percorso. Io vi proporrei, nell'arrivare ad ascoltare le parole di Giovanni Romeo riguardo alla storia delle prove di sintonia e della rete Zamberletti, che ora possiamo chiamare così, vorrei fare un piccolo percorso e partirei ragionando proprio su questo concetto delle comunicazioni radio con un piccolo aneddoto che riguarda la mia persona e il sistema di protezione civile. Era circa il 2002, parlando appunto di comunicazioni radio, protezione civile, difficoltà di comunicare. Era il 2002, ero un giovanissimo studente di scuola superiore, un banale evento nevoso, grossa nevicata in città a Modena, andai subito dopo la scuola, ero già radioamatore, già appartenente all'ARI, andai presso la struttura di protezione civile che era vicinissima alla mia scuola. E c'era un ragazzo di un'altra associazione, un'associazione di un gruppo comunale, che era alla radio, perché io giustamente ero ancora a scuola, quindi sono arrivato un po' più tardi del dovuto. E ovviamente non presi il suo posto, lo lasciai operare, guardai quello che lui stava facendo. E mi resi conto, anche se ero molto molto giovane, che io capivo tutto quello che le squadre sul territorio stavano cercando di comunicare al coordinamento, e il collega che non era abituato ad ascoltare tramite lo strumento di comunicazione non capiva tutto, chiedeva di ripetere, si confondeva con gli appunti, e mi sembrò una cosa stranissima, avevamo quasi la stessa età, insomma, quindi dissi, ma come mai? E questo
mi permette di introdurre un po' quello che è un po' la storia del radioamatore e come siamo arrivati alla rete Zamberletti di oggi. Il radioamatore è una persona che, questo dice la ITU, l'ITU, quindi a livello molto sovranazionale, è una persona che per sua vocazione personale si istruisce, studia e per lo Stato svolge un servizio che può avere moltissime sfaccettature. Racconto un altro aneddoto: al rinvio del militare, che dovetti fare un paio di volte nei miei anni, era richiesto di segnare se uno era in possesso della patente di radioamatore, requisito. Quindi, se hai la patente di radioamatore, segna che ce l'hai. E in effetti questo, insomma, molto spesso i radioamatori si sentono persone diverse, e c'è una cosa di diverso, è vero, c'è una forte vocazione tecnologica che va nella direzione di capire come funzionano gli strumenti, tenerli sempre aggiornati e portarli dove servono. In primis siamo persone che si divertono con la radio, ma come abbiamo visto c'è sempre modo di poterlo usare per fini anche diversi. Quindi il radioamatore in Italia, ma così nel mondo, prende una patente, gli viene data un'autorizzazione, può usare delle frequenze. Com'è che arriviamo ad avere persone sul territorio competenti per costruire la rete Zamberletti, tenere in piedi 40 anni e poi iniziare anche a pensare qual è il suo sviluppo successivo? Sfruttiamo queste frequenze, queste bande di frequenze che il Ministero in Italia, così nel mondo, ci permette di utilizzare liberamente, diciamo, secondo le normative specifiche, per scopi di sperimentazione. Ad esempio, qui c'è la collega Micolle, che è una collega del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ARI, che si occupa di formazione specifica in ambito satellitare e in ambito stazione spaziale. Che facile capire che nel momento in cui un radioamatore vuole iniziare a capire come collegare la stazione spaziale, come ascoltarla, come interagire, deve studiare, deve confrontarsi con situazioni complesse, tecnologicamente complesse, ma anche umanamente complesse. La stazione spaziale non passa sempre, e quando passa sarebbe anche meglio non disturbarla. Oppure, una cosa che non siamo particolarmente bravi a far conoscere, ma si parla tanto di reti di telecomunicazione. I radioamatori costruiscono reti di telecomunicazione continuamente, per sperimentare, per vedere come funzionano, per giocare, diciamo così. È chiaro che questo è un bagaglio di conoscenza fondamentale per quello che poi è l'eventuale utilizzo in ambito di protezione civile. Ancora, si parla di comunicazioni che evolvono, no? Percorso delle telecomunicazioni. Ci sono satelliti addirittura geostazionari per i radioamatori. Quindi i radioamatori interessati a questo ambito studiano come poter tenere in piedi un collegamento con un satellite geostazionario a noi dedicato per le nostre prove. Non ultimo, questa immagine del radioamatore dietro a questa radio antichissima, insomma, è un'immagine veramente passata. In 40, 50, la nostra associazione ha quasi 100 anni. Noi le tecnologie le tocchiamo tutte, quindi mi piace veramente dire che il mondo dei radioamatori è un mondo in continua evoluzione, è l'evoluzione stessa, perché molto spesso abbiamo tecnologie e giochiamo, studiamo, sperimentiamo tecnologie che non sono ancora disponibili a tutti. Ovviamente in protezione civile, come associazione, come radioamatori, abbiamo diverse attività, non solo rete Zamberletti, e qui ci aiuta anche conoscere il famoso terzo settore, quindi grazie alle nostre realtà locali ovviamente contribuiamo al sistema, ma la cosa più importante che facciamo, secondo me, è cercare di coltivare anche all'interno delle scuole la cultura della tecnologia, al servizio dell'uomo. Noi siamo un'associazione che, c'è una slide dopo, ma l'anticipo, collabora e appartiene a un'associazione internazionale di coordinamento dei radioamatori. Ci piace molto confrontarci con le altre realtà, e ce n'è una che io richiamo sempre quando si parla di emergenze, quella degli americani, che hanno uno slogan molto specifico: quando tutto fallisce, when all else fails, right? Quindi sicuramente questo è uno degli ambiti dove dovremmo cercare maggiori sinergie per sfruttare appunto questa nostra vocazione. Noi, giusto per concludere,
in questo momento raggruppiamo 12.000 radioamatori. La cosa secondo me molto positiva su cui ci piacerebbe lavorare per estendere la rete Zamberletti e per ovviamente cercare di capire come possiamo essere più utili a tutto il sistema di protezione civile, credo che la forza sia veramente la nostra struttura, perché noi siamo veramente organizzati a livello regionale e subregionale, quindi questo ci permette anche solo da un punto di vista di formazione e di presenza sul territorio potenzialmente di fare cose molto molto utili e sicuramente interessanti. Io con questo vorrei dare la parola a Giannino Romeo e vorrei ringraziarvi di nuovo, perché per noi questo è veramente un momento di riconoscimento importante per tutta la nostra comunità e per la nostra associazione, quindi grazie, grazie mille per questa opportunità. Grazie al Presidente Sacchi e con piacere anche personale do la parola ringraziandolo personalmente anche per il supporto per me che è poco che ha il lavoro nell'ambito delle telecomunicazioni, Giannino mi ha sempre dato in ogni momento e quindi lo ringrazio e gli passo la parola. Grazie. Prima di leggere la relazione che ho preparato vi volevo dire che questa rete si è inserita la Marina Militare, cominciando con Haiti quella sera che c'era la Cavour, poi dopo tornati a casa mi hanno chiamato, la cosa ci piace, ho fatto, c'era ancora Zamberetti, un sacco di lettere, e dopo mi hanno dato il C4, mi ha dato la conferma, ogni mese ci danno una nave. Ma il problema è un altro, io posso collegare con l'Italia Caltanissetta, Reggio Calabria, Aosta, la nave non mi dice dov'è, mi fa 2000 piedi da Roma, io non sono marinaio, però riusciamo a capire, molte volte quando la nave è giù davanti alla Somalia, dove ci sono i pirati che portano via le navi, sono giù per la NATO, la marina, onde corte perfette, arrivano perfette, per cui ne sanno molto più di noi e hanno anche loro satelliti, ma la sicurezza anche loro stessi usano molto le onde corte e c'è solo da imparare. Questo mi ha dato molta soddisfazione, poi me l'ha data anche la Taurinense, da Torino, gli Alpini, qui da Roma la Cecchignola, però vogliono fare qualcosa anche loro ma non hanno personale perché vanno tutti fuori nelle missioni. Comunque andiamo avanti. Tornando qui, nell'81 è nata questa rete, l'obiettivo è di comunicare le prime 72 ore quando questo sistema non è funzionante, infatti è tutto saltato. Siamo stati incaricati di fare questa rete, d'accordo con Zamberletti, e è stata fatta in onde corte, sfruttando la capacità dell'ARI. Nell'85 c'è il decreto di Gomez, di Paloma, che prima, quando Zamberletti era sottosegretario, c'era Gomez, che mi pare che era di Grosseto, Gomez, sì. Nessuno lo so, sì. Sembrava più della Spagna. Ma comunque... No, Gomez, ed era anche un nobile, fra l'altro, e mi ha ricevuto per primo, mi ha detto che andava bene il progetto con gli interni, perché avevano tolto le radio americane dalle prefetture e non avevano più le radio, cioè solo qualcuna ce l'ha ancora e basta. E quindi con noi hanno visto una certa potenzialità gestita dai privati. Hanno fatto poi un decreto al sottoscritto di incarico dalla rete. Siamo partiti così tranquillamente a fare, con un po' di fatica, a fare tutte queste prove. Vengono fatte tutti i mesi, si fanno delle cadenze mensili che per coinvolgere le prefetture, sono i tre capimaglia, e, oltre al Dipartimento e le navi della Marina. E anche San Marino, che San Marino vorrebbe fare una convenzione. È 40 anni che con noi, ma non ce l'ho scritto. Ce l'ho io, quello che lavora lì. Noi ce l'abbiamo una convenzione con San Marino. Fammela vedere, perché facciamo parte loro, San Marino è con noi. Poi c'era anche Monaco che voleva entrare. Monaco non ce l'abbiamo. San Marino sì, Monaco non ce l'abbiamo. Io perlomeno non la conosco, San Marino sì. Ogni volta comunque si impiegano, che ci sono queste prove, un 600 volontari contro tutto il lavoro. L'obiettivo è di verificare tutte le procedure. Poi vanno aggiornati i permessi per gli accessi, la disponibilità dei locali,
è la funzionalità degli apparati radio, perché se lei la radio non la guarda o la lascia nell'armadio in prefettura dopo 2 mesi, non so se trova ancora la radio o se funziona ancora. Questo è il discorso, perché le radio vanno utilizzate, non vanno lasciate negli armadi chiuse. E noi cerchiamo di tenere allertate tutti. Io in un anno faccio 4 volte le prefetture, tutte le faccio 4 volte. Poi ho quelle che da schiodare, che ho fatto una fatica, l'ultima è stata Crotone. Adesso c'è da schiodare Foggia, se riusciamo, perché a volte trovi la, o manca il radioamatore o il funzionario in prefettura, non gli interessa, però riusciamo con la Gabriella o con qualcun altro a fare le telefonate prima e sistemare le cose. Le prove si fanno sia in fonia voce che in digitale PSK31. Si potrebbe cambiare questo metodo, mi ha detto di cambiare perché è vecchio. Ho cercato qualcuno di mettere il nuovo tipo, il Pactor, quelli lì della Marina, vediamo di... è molto tecnica il sistema digitale, però è comodo anche quello. Le frequenze sono gli 80 metri, 3,5, e i 7, ma non sono i 7 che sono dei radioamatori, perché ai tempi, con Zamberletti ho detto, senti, a me come faccio a farle? Se la prova, l'emergenza dura più di un giorno, non puoi chiedere sempre agli stranieri, lasciami usare, perché è di tutti. Allora mi ha messo in contatto, c'era il vice prefetto qui agli interni, e siamo riusciti a avere una, con la Marina, con l'esercito, la 6990, che è una frequenza a confine, è militare, però non c'è nessuno che disturba. Per cui se c'è un'emergenza posso stare 6990 anche un mese, perché nessuno, perché è autorizzato. Però io devo, ogni volta poi devo scrivere alla difesa, giustificare quell'uso, ma è giusto che sia così, perché forse sono l'unico in Italia che c'è una frequenza in HF, senza pagare niente. Sì, perché costano un sacco di soldi le frequenze in HF. Sì, certo. Comunque, e queste frequenze sono ottime e vanno la scelta, deriva tutta dagli NGV, che è la cosa più bella che abbiamo in Italia, perché non fanno solo vulcanologia per stromboli. A me ieri è arrivata le previsioni per novembre e dicembre. 142 macchie a novembre, è bello perché la propagazione è ottima. Noi lavoriamo tutto a macchie solari. E sono quelle che comandano me, comandano tutto, perché tu devi lavorare in macchie solari, stabilisci l'ora, guardi la frequenza, poi se hai problemi, hai dubbi, guardi il sito australiano che è uguale a quello italiano, c'è un sito uguale, poi telefoni agli NGV, se può mandare da Prato Smeraldo o da Cefaluna che hanno sonda, e mi danno anche un giorno prima, cioè una collaborazione, ragazzi, che non lo so, è da... E poi sono giuste, non è che sono... Sì, a volte mi sballano, però 2 volte mi hanno sballato, ma generalmente corrispondono. Quindi gli NGV, che ho fatto i tempi tramite voi dei corsi, 2 o 3 volte, dovrebbero fare ancora questi corsi per i radioamatori. Sono anche disposti ad andare fuori, un po' al nord, un po' al sud, anche perché il radioamatore, per guardare i grafici di queste cose qua, c'è un po' di tecnica, ma è molto tecnica la cosa. Bisogna sapere le MUF, le LUF, e l'orario e tutto. Ma con il mano che così di uno è come regolo, eh. Cioè, è una cosa, cioè tu vai in limite, che frequenza tam, e vai. Gli americani usano anche loro questo sistema, con un sistema tutto particolare, però il concetto è sempre quello. La nave Cavour, appunto, è questa, stata la prima che l'abbiamo messa in marcia, è nata nella prova 429, su, fantastica. Poi abbiamo inventato il radiogramma perché... Con la Marina abbiamo detto simuliamo sentendo anche Andrea, mi fa, ma inventa qualche incidente, che fa le prove solo così. Andrea aveva ragione quando me l'ha detto. Ho detto la Marina fa niente, allora una volta inventano l'incendio, una volta inventano che hanno trovato in mare delle barche che stanno affondando. Manda il radiogramma indirizzato a voi, viene dettato, noi scriviamo, il dipartimento prende nota, dopo la volta successiva risponde con l'altro radiogramma. Allora tutti i radioamatori scrivono, cadenzati, e ricevono cose e poi lo danno in prefettura. Cioè è una... Non si può, quando c'è qualcosa, scrivere al momento, no? Essere un po' abituati. E lì con la Marina, infatti, c'è qualcuno che è già pratico e qualcun altro, perché poi il militare è diverso da noi come concetto, però alla fine, adeguandoci al loro criterio, le cose vanno meglio. Questo è tutto il discorso. Avere anche questi radiogrammi
che se si potesse, volendo migliorare, bene. Oltre alle prefetture, delle prove, coinvolgo anche i com. Io domenica a Varese ho una prova dei comuni che vi ho mandato anche a voi, generalmente veniva solo Angelo Sghembri, veniva solo Alessandrini, veniva solo Varese. Domenica ho 60 comuni collegati alle 9:30 col prefetto lì, chiamo tutti i comuni, ogni comune ha l'antenna, stop, al radiomattore, va là, basta. Per tutte storie. Anche lì abbiamo frane, non frane, abbiamo problemi, sono tutti coperti. Ne faccio 3 all'anno perché sono tanti comuni, sono 140, divisi in 3, però le prove vanno fatte, ma non solo con le carte, diventare sul comune, montare l'antenna, trovare il radioamatore, cioè sono tutte cose, uno deve credere, tutto lì. Le radio sono le nostre analogiche normali, le abbiamo già su, ne ho messo uno anche a casa di Zamberletti, un ponte ripetitore, sì sì, anche a casa sua ce l'ha. Per cui l'attivazione anche dei com, che le prefetture, se siamo stimolati, le fanno fare, ma se nessuno gliele chiede, le regioni lascia stare che non si capisce ancora cosa vogliono fare, secondo me. Qui le regioni hanno una cosa veramente pietosa in Lombardia, non voglio dire male, ma veramente ha deluso tutti i radioamatori. Usano, invece delle radio, usano i cosi con internet, allora per usare i citofoni, scusami, se lo sto a casa. L'internet non serve a fare protezione civile, serve per giocare o in commerciale. Io uso l'analogico come ho sempre fatto. Non so perché hanno voluto fare questa mania in Italia, ma il mercato è che lo richiede. È che costa un sacco di soldi. I mondiali di ciclismo, di canottaggio, ho fatto il mese scorso a Varese, e c'erano tutte le nazioni del mondo, 150 apparati radio in PRS, va benissimo. 427 la frequenza, li davano tutti, con lo metteriti giù, ognuno con il suo sottotono, ma è radio, e vanno bene. Mica loro vogliono usare queste cose qua, perché non c'è da fidarsi dell'internet. Va bene commercialmente, ma in caso di emergenza, se va via la corrente, cosa fai? Non è che uno può prendere l'internet da solo. Puoi crearlo con lo spot, ma è locale. Questa è la mia idea. Comunque, abbiamo fatto 460 prove, nate dalla lungimiranza di Zamberletti, che lui stesso mi ha detto di fare così, così e così. Mi aveva anche detto, un mese prima, di fare anche quella europea, mi ha già dato idee, però si può fare anche europea, perché la NATO la fa già, ne ha fatta una ieri, la NATO, e oggi infatti la Marina è fuori, e usano anche loro le onde corte. Non sono tutte, mi pare per ogni nazione ce n'è una, e c'è una che coordina. Bisognerà capire poi com'è. Professionalmente, continuamente, viene condotta dall'ARI nella sua struttura territoriale e punto di partenza è una continuata integrazione con sistema di protezione civile in costante evoluzione. Io penso che, chiedo scusa a tutti quelli che gli ho rotto l'anima, perché a volte li chiamo di notte, li chiamo di giorno, quando ho bisogno di qualcosa, sì, non ho mai avuto orari in vita mia e non li avrò mai più quando sono su questa sedia. Però una cosa, mi sono divertito, perché la radio è una passione che devi sentirla. Ieri sera ho collegato uno sopra l'Argentina, Patagonia. Sentivo che parlava uno spagnolo quasi italiano. Morale, suo nonno era di Varese. Andato in Patagonia nel 1900, lo Stato gli ha dato il terreno, gli ha fatto fare la fazenda. Che vi siete detti? Ho parlato mezz'ora, ha detto che c'è la fazienda, sono chi era lì vicino a Varese. Andati là allora, hanno portato i trattori e gli ha pagato il biglietto, il governo argentino. Allora, perché adesso sto legnate. Però è tutta una storia. Dottor Curcio, è una domanda che ci fanno tutti quanti. Ma chi è Ma guarda, quando gli ho detto... No, penso al povero argentino che è capitato con lui. Ma quando è rimasto, quando gli ho detto, mi fa, ma tu sei di Varese? Sì, fa, mio nonno era di Varese, ma è vero, comunque molta gente è andata di qua giù in Argentina. Curcio, e nell'ultima guerra, quando l'hanno ucciso, gli U-Bot che erano nell'Atlantico, che fine hanno fatto? Non lo so. Ah, lo so io la storia, poi te la dico, da solo te la dico.
Sì. È una vecchia storia. È una vecchia storia, che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Raccontato il percorso delle telecomunicazioni facendocelo vivere attraverso i suoi ricordi e la sua memoria. Come ultimo intervento, ma ultimo come si vede dal titolo, è veramente la prospettiva, do la parola a Lello Cafaro, delegato dell'Associazione Radioamatori Italiani. Buonasera a tutti. Ancora grazie a questa lodevolissima iniziativa per dare lustro, se possiamo usare questo termine, alla nostra associazione. È un bel argomento quello che io adesso dovrei trattare e che mi vedrà sicuramente per certi versi contrapposto a determinate asserzioni che ha fatto Giannino Romeo. Infatti io guardavo il suo telefono qui ed è uno smartphone. Tu avrai iniziato quando avevi il telefono cellulare, non dico con i telefoni in VHF che si mettevano in auto o quelle valigette in UHF e poi l'ETAX a 900 MHz, però poi ti sei adeguato e hai acquistato uno smartphone, giusto? E allora, caro Giannino, il discorso secondo me è proprio questo, cioè se noi vogliamo stare ai tempi, dobbiamo assolutamente adeguarci a quello che oggi è l'attualità, a quello che oggi il Sistema Nazionale di Protezione Civile chiede. E non è solamente un discorso innovativo che riguarda solo il settore delle telecomunicazioni, è un discorso che riguarda un po' tutti. Per cui, per carità, l'attività e l'opera dei radioamatori sicuramente ineccepibile, certo non lo dobbiamo dire noi, però dobbiamo ricordare come sempre che l'attività radioamatoriale è importantissima e su questo credo che nessuno possa negarcelo. Nelle famose prime 48-72 ore, cioè nel momento in cui effettivamente scatta l'emergenza, per cui sappiamo tutti che in Italia sicuramente non c'è nessun comune nel quale non ci sia quantomeno un radioamatore, fosse pure con una radio portatile. Questo serve appunto nelle primissime ore a mettere in moto la macchina che poi, voglio dire, viene presa in gestione appunto dal Dipartimento Nazionale che si organizza per raggiungere quelle determinate località che sono interessate dall'emergenza. Per cui sicuramente è opportuno, se vogliamo effettivamente appunto stare ai tempi, che l'ARI, come si suol dire, si dia una mossa. Cioè è arrivato il momento in cui noi dobbiamo prendere accordi specifici con il settore TLC del Dipartimento Nazionale, sederci attorno a un tavolo, anche perché questo per, fra virgolette, deformazione professionale, devo dire che il Dipartimento aiuta tutti, aiuta le istituzioni, aiuta le regioni, aiuta il volontariato, per cui sarà opportuno, come si suol dire, farsi un programmino di che cosa noi vogliamo fare nel futuro. E quindi, purtroppo, tuo malgrado, dovrai accettare quelle che sono le comunicazioni DMR, senza nulla togliere all'analogico, senza nulla togliere alle comunicazioni primarie, questo per carità nessuno diciamo ce le toglierà mai, però dobbiamo adeguarci ai tempi, questo è importantissimo. E mi auguro oltretutto, e su questo sicuramente non ci sono dubbi, che il Dipartimento Nazionale, nello specifico il settore telecomunicazioni, riconosce effettivamente ai radioamatori la professionalità delle radiocomunicazioni, perché il mondo del volontariato in quanto tale è generico. Al Dipartimento fanno capo associazioni nazionali, attraverso poi le associazioni territoriali, entra in ballo tutto il mondo nazionale del volontariato, però magari è un volontariato alcune volte generico, il nostro invece è specifico, la nostra è una specializzazione particolare
Per cui è opportuno seguire il Dipartimento in un discorso prossimo futuro, per poter capire insieme, signori, che cosa vogliamo, che cosa voi desiderate che l'ARI possa fare, e quindi andare avanti insieme per un percorso tale che nel momento in cui dovesse scattare l'emergenza X o anche la stessa esercitazione, perché le esercitazioni servono proprio a questo, effettivamente essere pronti anche noi a dare una risposta e quindi a dare al DPC effettivamente quello che il DPC desidera che possa fare l'ARI. Io mi aggancio, e questo chiedo eventualmente proprio al capo del Dipartimento di riprendere io la chiamo circolare, linee guida, un verbale, onestamente non ricordo bene, di 2-3 anni fa, prima che purtroppo scoppiasse la pandemia, dove praticamente la conferenza Stato-Regioni aveva proposto di attrezzare le sale operative regionali anche di apparecchiature HF per poter, diciamo, insieme poter gestire quando appunto si tratta di effettuare collegamenti particolari fra le prefetture e lo stesso Dipartimento nazionale. Quindi io mi auguro e auspico che questo effettivamente si possa riprendere come discorso, così come sarebbe auspicabile che, come si faceva qualche anno fa, Andrea Placidi sicuramente ricorda, come Angelo Schembri, fare degli incontri tematici, quindi sullo specifico, nelle radiocomunicazioni, con quelle che sono le associazioni nazionali che si occupano di radiocomunicazioni, affinché si possano uniformare i linguaggi, si possano uniformare anche le procedure, per evitare che in caso di calamità o in caso di grosse situazioni, ognuno, come si suol dire, poi se ne vada per i fatti suoi. Quindi io mi auguro che, diciamo, con questo incontro si possa un attimino cominciare a riprendere ciò che anni fa si faceva, con quegli incontri sistematici anche con le regioni, a seconda appunto di quelli che sono i settori di interesse. Sicuramente c'è tanto da fare. Ne parlavo prima con Andrea, sarebbe anche opportuno che si possano organizzare degli incontri tecnici con il Dipartimento, affinché il Dipartimento possa mettere a conoscenza di quelle che sono le attività o gli operativi nell'ambito dell'ARI a livello nazionale, di quelle che sono le vostre tecnologie, in maniera tale da creare un confronto e un domani avere la possibilità di poter intervenire direttamente con quelle che sono magari le apparecchiature che voi mettereste a disposizione in caso di necessità. Ma questo solo per, diciamo, confermare che effettivamente il radioamatore ARI, in quanto tale, possa essere preso in considerazione anche per quella che è la sua, diciamo, specificità, essendo un esperto di radiocomunicazioni. Questo è l'augurio che io mi faccio in quello che potrebbe essere il futuro nei rapporti appunto fra ARI e Dipartimento Nazionale. E chiudo solo ricordando, perché ogni tanto è venuto fuori qualche motto oggi, un altro motto importante della NATO recita: If you haven't communication, you have nothing. Grazie. Ringrazio Lello per tutti questi appunti per un lavoro futuro, che è quello che ci siamo detti prima di scendere, e forse quello era anche l'obiettivo che ci ha portato ad organizzare questo evento, proprio per riannodare da qui tutta una serie di discorsi e prepararci a un futuro delle telecomunicazioni decisamente che ci veda interconnessi in tutti i sensi. Adesso saliamo su... Sì. Se vogliamo fare una foto adesso col capo dipartimento, sicuramente la facciamo. Dopodiché noi saliremo su alla sala radio al secondo piano. Chiedo a voi di rimanere qui e la comunicazione del messaggio via radio sarà trasmessa e potete vederla direttamente da qui. Grazie. Grazie.
più, Firenze 5-9 più e Reggio Calabria 5-9 più. Ti ringrazio. Prefettura di Bologna. Un attimino. Ecco, avanti, capa. Un attimino dal Dipartimento di Protezione Civile. Giuseppe. Dammi la linea, dai la linea qui al Dipartimento, Giuseppe. Avanti, capa, Dipartimento. Bene, qui è il Dipartimento di Protezione Civile, siamo in presenza del capo del Dipartimento di Protezione Civile che dovrà dare questo messaggio. Radiogramma. Prego, radiogramma. Prego, no? Prego. Buonasera a tutti i radioamatori presenti a questa esercitazione, la 460esima, è davvero un bel traguardo che testimonia 40 anni di attività e di passione per la radio. Passione e competenza che avete messo a disposizione della Protezione Civile e la cui attività in emergenza ha consentito di ascoltare e parlare con tutto il territorio quando è colpito in qualunque condizione. E oggi, proprio oggi, in occasione della settimana nazionale che è dedicata alla Protezione Civile, voglio rendere atto dell'importanza che questa attività riveste e intitoliamo all'onorevole Giuseppe Zamberletti, al nostro onorevole Giuseppe Zamberletti, la Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza. Lasciatemi ringraziare tutti i radioamatori per il loro impegno e professionalità e oggi in particolare grazie a Giannino Romeo, Italia 2 Romeo Golf Victor, promotore dell'iniziativa, che da oggi è il coordinatore nazionale della Rete Zamberletti. Buona continuazione e grazie per questa avventura.